Nazzari. Oggi vi mostrerò la tecnica che uso per la caratterizzazione delle gengive delle Toronto in composito. Buongiorno, ecco qui abbiamo la nostra Toronto pronta per la caratterizzazione. Cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo fatto la nostra parte gengiva e dentina e smalto e poi abbiamo iniettato la nostra gengiva con il colore dark. Io consiglio sempre di usare il dark o il super dark come iniezione. In questo caso abbiamo usato il dark. Un consiglio che vi do è di usare l'opaco della struttura, sempre quello che usate per la dentina, non usare l'opaco bianco e l'opaco rosa. Questo perché? Perché se noi usiamo un opaco bianco, quando andiamo a iniettare la nostra dentina dove abbiamo il composito sottile verso il colletto, così avremo già delle sfumature più chiare. Questo ci aiuta per la nostra eventuale successiva caratterizzazione. Ecco, cosa occorre per la caratterizzazione? Io uso di solito tre gengive, light, medium e dark, abbinata ai super colori stain flow. In questo caso ho usato un rosso, un trasparente che serve per diluire tutti i nostri colori, un bianco e un mix di blu e rosso per ottenere un viola. Quindi adesso cominciamo la nostra caratterizzazione. Prendo un medium, posso prendere il medium, miscelare un pochettino di rosso, sempre unendo appena appena un po' di trasparente che diluisce, rende il colore un pochettino più naturale. Prendo un pennello, inumidisco. Una cosa importante, la struttura è stata trattata col bonding prima per attivare appunto lo strato di composito, in maniera che il strato successivo che andiamo ad aggiungere possa avere un'adesione perfetta. Ecco, noi andiamo a fare un po' la bozza canina, andiamo a aumentare con un colore un pochettino leggermente più chiaro le due bozze. Avendo avuto già una modellazione accurata in base alla nostra, non è che devo aggiungere tanto materiale, devo solo dare, diciamo, delle sfumature di colore. Il composito, pur essendo un composito flow, ha un'ottima consistenza, quindi si riesce appunto a inserire. E non cola, diciamo. Poi vado a fissare con una lampada. In questo caso uso una lampada così. Ecco, andiamo a fare gli altri. Per cambiare un po', per avere sfumature, magari aggiungo un po' di dark e un pochettino di rosso, sempre abbinato al nostro trasparente. E con questa andiamo a lavorare sugli incisivi. Io uso sempre pennelli molto fini che mi aiutano, ecco. E anche in questo caso andiamo a bloccare. Posso aggiungere un po' di light. Vedete, non sto a fare, miscelo tutti i colori appunto per avere delle sfumature diverse di rosa. Ne possiamo creare infinite proprio. Per esempio, qua possiamo aggiungere appena appena un po' di bianco, anche perché così sfruttiamo tutto il composito che usiamo. E con questo andiamo a fare i laterali. Io in questo caso farò solo gruppo frontale per non annoiarvi troppo, però la stessa tecnica poi la sfruttiamo anche, la usiamo sui diatorici. Sempre
bloccare il tutto. Poi aggiungiamo un po' più di rosso, magari un pochettino di dark. Andiamo a fare il frame. Vedete, con questa lampada me lo blocca appena appena, in maniera che se devo raccordarlo riesco. Possiamo aggiungerne ancora un pochettino e lo intensifichiamo. Adesso lo fissiamo appena. Adesso che abbiamo fatto la nostra struttura di base, andiamo a polimerizzare tutto nella light box. Fissiamo tutto quanto, bastano pochi secondi, la lampada è molto potente e riusciamo appunto a bloccarla. Ecco, ancora 3 secondi. In questo caso ho fatto anche veloce per i tempi, volendo uno può dare anzi un nostro 30 secondi, un minuto e siamo più tranquilli, ma qui proprio come video ho fatto proprio quello che serve per bloccarla. Ecco, adesso che abbiamo fatto la nostra struttura, andiamo a ricreare le schemie. Quindi avremo della gengiva più chiara. Possiamo usare la light, ecco, in questo caso usiamo un po' di light, anche la prepariamo con del bianco per cercare proprio le schemie. Aggiungeremo un po' di trasparente, appunto per non lasciare il bianco solo che spegne molto e molto. Ecco, qui potete appunto vedere la differenza di colore. Andiamo a prendere il nostro rosa pallido. Ecco, questo c'è un pezzo. Anche qua fissiamo appena. Ecco, a questo punto andiamo a finire le caratterizzazioni, ad esempio col rosso andiamo a creare contrasto. Col rosso non conviene esagerare più di tanto, se no rischiamo di avere una gengiva infiammata, non molto sana. Fatto quello, volendo poi in alcune bocche abbiamo anche il viola, specialmente a livello della base della gengiva, quindi possiamo, stando attenti a non esagerare anche qui, poter sfumare un pochettino con il viola. Volendo possiamo sempre, con le papille. Questo andiamo a bloccare il tutto nella nostra light box. Vedete, qui abbiamo la nostra gengiva, l'abbiamo mossa, qui possiamo vedere la differenza tra la gengiva classica e qui abbiamo appena appena caratterizzato e mosso.
Adesso poi andremo alla lucidatura, alla rifinitura leggera e alla lucidatura. In questo caso abbiamo già una Toronto finita, qui era una gengiva molto carica. Questo è un lavoro in peak deflex monofasico con i denti di stecca. Qui abbiamo iniettato la gengiva, in questo caso super dark, e poi fatta molto carica. Le foto erano queste, vi ho preso delle foto di bocche e ho cercato di riprodurre i denti di stecca, li abbiamo leggermente caratterizzati con gli stain flow e abbiamo fatto un lavoro molto semplice. E qui ci sono le due tecniche, finita e lucidata. Arrivederci, alla prossima.